Ciao a tutti, un bacio dalla vostra Anika. Allora, ho visto che avete apprezzato l'ultimo video che ho fatto della nostra spesa familiare di cibo che facciamo. Ho detto, sono stata ancora adesso lunga, rifacciamo il video. Infatti siamo appena arrivati e tutte le borse sono tutte qua in terra appoggiate. Tirerò fuori come al solito così a random le cose, tutte mischiate, perché giustamente ho ancora tutto nei sacchetti, siamo appena arrivati. E questa volta la nostra spesa ci è costata la bellezza di 126 euro e 75 centesimi. Abbiamo preso ancora un pochino di cosine che comunque consumiamo settimanalmente, perché ormai è così. Allora, prima cosa che voglio vedere, che voglio aprire, è questo, che era un po' di mesi che lo aspettavamo ma non erano ancora arrivati. Coi punti dell'Esselunga avevamo preso questi specie di candelieri cilindro, vediamo, li apriamo in diretta perché guarda, vi ripeto, siamo appena arrivati. Però visto che ha scosso successo la nostra spesa l'ultima volta al video, ho detto facciamoglielo ancora, queste mie belle patatone che sono curiose. Allora, adesso vediamo questi due candelieri qua, che finalmente avevamo fatto quei punti ma non erano ancora arrivati in magazzino, non lo so sinceramente, era l'unica cosa che potevamo prendere con i pochi punti che avevamo sulla carta, fidati. Allora sono fatti così, e intanto ne apro solo uno. Non sono male, dai. Sono candelieri così di vetro. Metti la candelina rotonda qua. E adesso, vabbè, piuttosto che perdere i punti abbiamo preso questo, perché dopo un tot c'è la scadenza dei punti della carta fidati. Allora, abbiamo detto, prendiamo comunque due. Non sto qua a aprirvi l'altro perché comunque è uguale. Adesso partiamo con la nostra solita carta igienica, che è quella conveniente, 1,09 euro, questo lo so a memoria, quindi prendiamo sempre questa. Poi ho preso anche la carta casa Scottes, che è questa qua della Foxy, costa 1,20 euro, due rotoli, carta paglia, non è male. Poi comunque sono cose che si usano, vanno anche poi buttate via, cioè spendere tanti soldi per Scottes e quelle cose lì, girano un po' le scatole anche la carta igienica, cioè... perché non deve grattarti il pop-off la carta igienica, che però quella lì, anche se costa poco, non fa male al sederino. Allora, poi le pappede, i gatti, che sapete che noi oltre al cane in casa abbiamo i gatti da basso, che però purtroppo una ci ha lasciato, ne è rimasta solo una per la gioia, ma la sfamiamo comunque. Sono queste qua che erano offerta 1,75 euro, se non sbaglio, sì, ce ne sono 4 confezioni dentro. E se ne deve essere in giro ancora due pacchetti, ecco qua, della Felix e la miciotta, scusate se mi sposto. Poi abbiamo preso le mozzarelle di seriate, perché oggi ci mangeremo la pizza, sentite la campana perché è mezzogiorno in punto. Allora, le mozzarelle di seriate, vediamo, perché il prezzo non lo so. Allora, mozzarella 1,63 euro meno 49 centesimi perché erano scontate e ne abbiamo prese 3. Poi, allora, abbiamo preso 2 confezioni di riso Knorr milanese, che ci piace tanto, anche a mio figlio poi soprattutto. Allora, aspettate, risotto milanese Knorr, 1 euro a busta, non è male. Allora, poi abbiamo preso le noci per Sharon, perché ormai sapete, lei mangia queste noci qua, le adora, già sgusciate, costano 99 centesimi. E invece poi abbiamo preso i pesti ricotta e noci della Barilla, che piacciono tanto a Jason, vi dico subito il prezzo, e se non so che loro piace, non è male come sugo perché loro piace. Aspettate, Barilla pesto siciliana 1,09 euro. Poi abbiamo preso 6 bottigliette di tè verde, 45 centesimi erano ancora scontati, perché questa settimana loro stanno andando ancora al CRE e ogni settimana vanno in gita, perciò li diamo queste qua che sono buone. E ne abbiamo prese 6 bottigliette perché fa caldo, insomma, e ne verranno 3 per 1, credo, spero, altrimenti se le portano a casa ancora. Poi di pesti ne abbiamo presi 2. Poi abbiamo preso, che era scontato, il Gran Mix classico della Ferrari. Allora vi dico subito il prezzo anche di questo. Allora, parmigiano pici. Aspettate, 95 centesimi, sì, ok,
aspettate che adesso se arrivano i miei figli, ecco, è arrivata Sharon adesso dal crate. Mi dai una mano, amore? Grazie, ben arrivata. Ok, aspettate. ben arrivo, amore. Mi si vede? Fa niente, sei abbronzata. Sì, spostati di lì. Si vede la tua bronza. Scusate, queste passale a papà, dai, per piacere, le mozzarelle. Ecco. Poi metti su la poltrona questi che vi ho già fatti vedere. Tanta roba! Eh sì. Poi abbiamo preso gli spaghetti Barilla e poi ci deve essere in giro anche dell'altra pasta Barilla che vi faccio vedere dopo, che noi mangiamo sempre questa integrale. E queste vediamo, spaghetti. Allora, Barilla, no, era il pesto quello della Barilla che ci deve essere in giro, aspettate che ve lo dico subito. 71 centesimi, diciamo, viene a metterti di qua, sì. Poi sì, lei è arrivata. La prima cosa che si è acchioppata fuori dal sacchetto, che cos'era? Aspetta! Lei adora queste ciambelline a 1,40 euro dell'S lunga. Sono le ciambelle quelle, però sono tutte spalmate di cioccolato. Tieni, mettitele lì, sposta la testa che non vorrei che esca la tua bella crapina. Aspetta, amore! Poi, matomato ketchup. Allora, vediamo. Io trovare il ketchup serve molto. Molto. Se non sbaglio costa 99 questo. Dovrebbe essere 99. Poi se lo trovo ve lo dico. Tieni, amore, metti lì. Grazie. Poi, tarallini. Buon. Li ho presi perché erano scontati. Ho detto, si sa mai che insieme alla focaccia in gita volete portarveli. Allora, vi dico subito il prezzo. Che non trovo niente, li intrattengo col cantare intanto che cerco. Tappatevi le orecchie. €1,49. Poi, allora, poi c'è il succo che era in offerta a 65 centesimi, questo dell'S lunga, uno alla pera e uno all'albicocca. Poggiamo qua in parte, sì, qua ci saranno tutti bel video, tutti gli spostamenti. Allora, poi mamma Nika adora lo yogurt della Müller, mi fa impazzire letteralmente, vi dico il prezzo, e sono questa confezione qua con tanti gusti, dovrebbero essercene due alla banana, due alla fragola, due alla albicocca e due alla pesca, e sono buonissimi questi della Müller, ve lo dico subito, speriamo di trovarlo, non aprire subito i surgelati, amore, se no, va bene, se no già si sciolgono, sono dentro da un po' e dobbiamo correre a metterli nel frigo. Erano 1,95 euro, vi ricordo, però volevo essere sicura, 1,95 euro scontati. Ecco qua, scusate. Allora, poi Plasmon. Questi si diverte la nonna a mangiarseli alla sera, anche la Sharon piacciono. Sono buone, ma chi ne piacciono più il Plasmon, anche se hai 40 anni? Non c'è niente di male, no. Sono biscotti normali. Era 1,75 euro, se non sbaglio, il pacchetto. Appoggiali sulla poltrona, amore, togli la testa perché mi sa che sta uscendo la tua testa da lì. Poi caramelle. Scusate. Haribo. Haribo è la bontà che si gusta ad ogni età. Ok. Allora, aspettate. Siamo contenti. Sì, abbiate pazienza. Della pazienza non lo so, mi verrà sott'occhio, ve lo dico dopo. Poi abbiamo preso le banane, questo. Ah, meno male che questo il prezzo ce l'hanno su 1,35 euro, che noi adoriamo le banane, se lunga. Tieni. Amore, io ti passo, tu metti sulla poltrona dietro per piacere. Poi carote, questo lo so, 1,15 euro al pacco perché sono tutti uguali. Poi anche queste erano scontate, patatine rodeo, sempre per la gita se vogliono portarsele un po' dietro, quello che vogliono, si faranno il loro zainetto domani. Allora aspettiamo. Allora, non lo so, comunque mi pare 1,45 euro. Queste qua della Rodeo, prendo 6 pacchettini. Poi, a che esci, nonna? Allora, poi la pasta, che sono arrivati gli altri 2 pacchetti di Cusilli. Anche questi 71 centesimi a scatola, un po' schiattata. Aspetta, guardate, siamo arrivati a casa con tutta questa spesa. Avete visto, arrivate dal CRE, trovate la spesa. Siamo appena arrivati. Stiamo facendo anche il video, sì, tutto in diretta, tutto bello. Ma siamo, sì, a voi piace così. Allora i fonzi 1,69 euro. Anche grazie, questi. Grazie, mamma. Prego, amore.
Poi il tonno per la mamma Nika era scontato, invece di 5,99 meno 2,40 era 3 euro e non lo so, mi pare 3,58 euro, 3,78 euro. Comunque è questo, mare aperto, sono 6 scatolette per 4 e ne ho presi 2. Poi questo è lo zucchero del mio maritino, non mi ricordo il prezzo, cerchiamolo. 2,15. Allora aspetta, se non sbaglio, sì, 2,15 euro perché era scontato. Poi la camomilla filtrofiore, no, non è filtrofiore. Sottomarca, però vabbè, chi se ne frega. Grampis 54 centesimi, la nonna si porta, meno male che mi danno una mano perché ora che vi cerco su tutto questo. Poi ciliegine, questo lo so a memoria, sono di Sharon, 1,25 euro, te lo mangia, te le vai. Poi vediamo. Allora, intanto appoggiamo questa. Poi Krafen ne abbiamo prese 6, perciò 3 confezioni da 2 e questo c'è il prezzo, meno male, su 1,15 euro l'uno alla crema. Ok, poi le olive 1,19 euro, mi pare anche a me 1,19 euro, meno male che c'ho l'aiuto. 1,19 olive, queste, anche queste erano in offerta proprio nei cesti delle offerte. Poi 50, gli yogurt della nonna, lei lo sa, 54 centesimi, 3 ne ho presi. Ok, e questi sono ribes. Poi ci deve essere anche ai mirtilli, giusto? Mirtilli ribes 54 centesimi, e a lemone. Ok, 1,25. Poi c'è lì sulla poltrona, questi Jason, c'ho anche il mio aiutante. Poi scamorza 1,25. 1,25 euro questa affumicata, che buttare sulla pizza, anche questa è il top, dà un sapore che è... Poggia nel limone, piano. Poi le gommose dietorelle, l'ho letto 99 centesimi, perfetto. E sì, possiamo ributtare dentro qua. Poi la nonna si è presa anche questo, che a lei gli piacciono queste cose un po' particolari, la frutta, un po' tutti i grassi che fanno bene. 1,29 euro. Questo, che ne ha presi 2. Poi il sugo per la pizza che ci mangeremo fra un po'. La torrente 54, mio marito conferma, sì. Perché okay, è il pizzaiolo di casa. Allora, questi lasciali dentro, amore, che l'ho già fatti vedere. E vediamo qua, scusate. Allora, sempre per i miei bimbi 1,99 euro scontate le brioche Kinder, ve le porterete in gita. Che quelli direte, cacchio, mica che zaino pesante, avranno un'altra scamorza arrivata alla base. Poi yogurt LC1 Vital, vediamo anche questo, devo cercare. Mi sembra 2 euro. All'aloe. Non lo so, non tanto. Lo so. All'aloe, amore, sì, perché piacciono alla nonna anche questi. Vediamo. 2,50 euro. Grazie! Guardate la family come collabora. Sono stanca. Ok, poi scusate, le mele. Allora, queste costano 90 al chilo, sì, ma le abbiamo pagate 1,48 euro questo bel pacchetto. 90 centesimi al chilo. Sì, 90 centesimi al chilo. Poi pick up, che sono questi. Due tipi. Che si trovano alla cassa delle Selunga. Due tipi, uno col cioccolato anche bianco, uno solo con il cioccolato al latte. 99 centesimi, che bello, come si ricorda le prezzi. Aiutate! Dopo ci aspettiamo te, ciao. Sì, ciao, perché qua, raga... Allora, poi sempre loro, se c'hanno voglia di portarselo in gita, cioè almeno hanno qua qualcosa da scegliere, quello che vogliono, metterlo nello zaino per domani. E questi costano 1 euro e c'è dentro il frullato, la frutta, i grissini e il pezzettino di parmigiano. E questo qua sono buonissimi, ogni tanto infatti li prendo sempre all'Esselunga. Poi questa è per me la malva, perché io ogni sera mi faccio il mio infuso, la mia tazzona di malva. Io adoro questa qua, costa 2,23 euro, lo so a memoria, perché è veramente buona, c'è proprio il fiore della malva. Io me lo faccio il mio infuso, la colo e tutto così, e poi me la bevo tutte le sante sere. E poi la piadina, vediamo, c'erano in offerta queste piadine, e anche questa col crudo e la mozzarella, wow, mi sembra top. Mi sembra 1,80 euro. Ma come fai a sapere che te non c'eri la crea, amore? 2 euro. Se non sbaglio, comunque meno di 1 euro. Se non mi ricordo, sono 99. Quanti ti ricordi? 1,12 euro. Ah, 1,12 euro, meno male. Meno male. Poi, passa amore, questo è il mio solito cioccolato della Nika. Ne ho presi 3, però ne sono arrivati alla base 2. E questi costano 45 centesimi.
poi altre caramelle. Aspettate, sono due tipi di diversi. Sì, 1,65 euro 85. E 85. Perfetto, Ambrosoli, così. Ok, poi formaggini da Sharon, che mi piacciono, 1,50 euro al pacchetto, però questi qua del topolino, li chiamiamo così, del topolino, sono buonissimi. C'è ancora qualcosa, amore? Ah sì, per la gita sempre. Avete la scelta, non è che dovete portare tutta sta roba. I Mikado, io ne ho presi due pacchetti che costano 1 euro. Poi focaccia liscia per Sharon, perché lei mangia quella liscia. Focaccia di... Mettile lì sulla poltrona. Ah, che c'è qua. Ok. Poi, al prezzo della focaccia 1,40 euro. Invece a Jason l'abbiamo presa con le olive e questa costa 2,12 euro. Perché ha detto che non ha voglia di panino andare in gita. Tieni, amore. Poi, eccolo arrivato l'altro cioccolato della mamma Nika. Eccoli gli altri restanti crafen, mettili sulla poltrona. E poi ti abbiamo preso, se non ne voglia di focaccia, 1,55 euro pizza dell'Esselunga, che sono molto buone. Queste cose qua di panetteria dell'Esselunga sono buone. Poi 1,19 euro questi, che sono da mettere di corsa in frigo, non schiacciarli. Ciao, dammi. Poi Golia. 1,78. 1,78 dice la nonna. Yeah. Scusatemi, tanto io ho mangiato. Sì, mangia, mangia. E poi abbiamo preso questi 75 centesimi. Mi piace tanto, per uno ai figlioli. E un altro Mikado. Dobbiamo portarli in giro. No, mangiateli, non lo so. Ma dovete voi. Fatto vedo sui adesso, gelati. Ultimi, rimangono surgelati. Yeah. E poi abbiamo finito. Vediamo se mi preso qualcosa. Allora, okay. Abbiamo preso questi. Aspettate, tolgo tutto così elimino la borsa da davanti. Ok. È nuovo quello. Allora, questa, vediamo. Allora, questi vi ricordo sono 30 bastoncini che l'ultima volta, 2,99 euro, ce li siamo mangiati ed erano veramente buoni. Allora ne abbiamo presi altre 60. Due scatole. Scusami, dai Gegino. Ecco. E poi altro pesce. Filetti di platessa impannati. Wow. 2,90? 2,90 al pacchetto. 3,6 euro. E poi, ultimo, e poi abbiamo finito di rompervi le scatole. Speriamo di no. Allora, c'erano in offerta i gelati. Allora abbiamo preso i gelati. Wow, quelli là. Sì, aspetta. Ecco, vuoi il gelato anche lui, bella gioia. Allora. Oh mio Dio, sto svelando. 1,78. Sì, questi 1,78 erano gli scontati. Gli altri 2 euro. Smarties, e ne abbiamo prese 3 scatole. Perché sono mini. Ma c'erano quelli... 3. La coppa. 1,25. Questi qua 1,25 le due coppe. Sono al crema fiorentina e triplo cioccolato. Ce n'è un altro. E poi ce n'è un altro, la versione arancione, che è crema caramel. E a posto, abbiamo fatto vedere tutta la nostra merce. Spero di tenervi compagnia. La malva, sì, l'ho fatta già vedere la mia malva, sì. Ho detto già che faccio l'infuso tutte le sere. Fatemi sapere se voi avete usufruito, diciamo così, anche voi di queste offerte che sono partite alle Esselunga. Adesso non so quando andrà messo questo video. Comunque, al prossimo, bacioni dalla vostra Nika e da tutta la family. Ciao! Ciao! Buon appetito!